Una benvenuta a tutti i telespettatori della Toscana che guardano il consueto appuntamento con l'informazione sindacale su Granducato in collaborazione con la CGIL della provincia di Livorno. L'ospite in studio per questa trasmissione è il segretario generale della FIOM CGIL della Toscana, Massimo Braccini. Quindi si può abbracciare l'intera regione chiedendo a Massimo Braccini di fare un po' una sorta di riassunto dello stato di salute dell'industria in Toscana, non è certo una condizione semplice. Prenderemo come due parametri, due realtà della produzione industriale toscana che sarebbero di valenza nazionale, addirittura mondiale. Nazionale intendiamo ovviamente la GSV, che è sempre stata indicata dai governi precedenti come di valenza nazionale insieme ad altre parti dell'Italia, perché la produzione dell'acciaio è naturalmente un metro di misura fondamentale per il cosiddetto PIL o comunque l'economia a carattere mondiale. E l'altro invece è la cantieristica, della quale Livorno possiede il quartier generale, grosso modo, dell'Azimut Benetti, perché insomma, la cantieristica è una delle voci che sembra che sia quella maggiormente produttiva. Allora, in questo range d'azione si può ancora parlare di un'industria solida nella regione toscana? È un'industria che sicuramente va capita la sua prospettiva, sapendo che noi avevamo avuto una ripresa post-Covid e che poi purtroppo siamo di fronte di nuovo a un rallentamento perché c'è da mettere in evidenza che siamo in una economia di guerra. La guerra ha cambiato tutti gli scenari, anche se non sembra, siamo entrati in questa dimensione e quindi l'Europa sta soffrendo, sta in parte rallentando e poi sta anche in attesa per capire dove è più conveniente andare ad investire. Sicuramente questa situazione sta privilegiando gli Stati Uniti d'America perché anche l'industria tedesca, che in Germania siamo entrati in recessione tecnica, sta guardando ad andare a investire verso l'America. Questo quindi comporterà di sicuro in prospettiva un rallentamento anche per tutte quelle filiere produttive legate alla Germania. Quindi la siderurgia, che sta in una fase di rallentamento, è parte di questa condizione di arretramento e poi la grande impresa è in una fase di stand-by, sta a verificare dove converrà ad investire, anche in comprensione della situazione dei prezzi del gas, energetici, tutta una serie di condizioni che gli debbano permettere di fare ovviamente investimenti. Io credo che l'Europa debba darsi una scossa anche rispetto a questa situazione perché ovviamente rischiamo di andare tutti in una recessione e poi purtroppo anche in una tensione politica dove gli stati cercano sempre più di portare avanti politiche nazionali, ma io credo che vada guardata in un'ottica di riferimento generale. Quindi la siderurgia entra in questo quadro. Credo che quindi Piombino debba rientrare a tutti gli effetti nel quadro del piano nazionale della siderurgia, sapendo che l'Europa è di fronte a delle scelte, la più grande fabbrica siderurgica d'Europa che si trovava a Mariupol è stata abbattuta e quindi è questo che crea una condizione anche di rivisitazione di quale politica industriale e di come si riprodurrà di nuovo in Europa nella prospettiva prossima futura. Insomma, la guerra, diciamolo, non è distante, è in Ucraina, non ci volano i razzi sulle nostre teste, ma insomma, stiamo pagando anche noi dal punto di vista dell'incremento del costo del denaro, dei tassi quindi decisi dalla BCE, dall'inflazione che galoppa e anche da conseguenze legate a questo muoversi fluido del mercato mondiale che in qualche maniera ha questo peso sul quale dover fare in qualche maniera riferimento e l'Italia paga il suo prezzo. E l'Italia sicuramente paga il suo prezzo con una situazione inquietante. Io quando vedo che si stanno spostando armi nucleari tattiche dalla Russia verso nazioni vicine, satelliti della Russia, beh, questo è evidente che io credo che sia un problema. Quando si inviano gli F-16 in Ucraina, questo non sta andando verso la direzione della ricerca della pace, ma rischia di creare tensioni che possono sfuggire di mano. E se ci sono i rischi, poi questi sono tutti in Europa. Quindi si sta cercando di portare una condizione di tensione, se non addirittura di guerra in Europa, lo dicono leader di Stati. Quindi vanno prese assolutamente in considerazione. L'unica possibilità
è l'unico tentativo di mediazione, mi sembra che lo stia facendo a fatica la Chiesa, ma io credo che l'Europa debba battere un colpo diverso rispetto a questo quadro, perché poi ricade a catena anche su tutto il nostro sistema industriale, quindi questa diventa una condizione di tensione anche commerciale. A proposito di questo, voi come sindacato vi siete sempre dichiarati contrari alla guerra, contrari alla guerra per principio, in relazione poi all'articolo 11 della Costituzione e anche alla fornitura di armi, per validare diciamo, una posizione storica e culturale dell'Italia. Ma se ne poteva fare a meno nel momento in cui si sono fatte le scelte che si sono fatte, oppure in qualche maniera insomma, coinvolgimento diventava difficile poter evitare in un complesso meccanismo come quello della guerra in corso in Ucraina? Parte da lontano questa discussione, quindi non comincia con la guerra in Ucraina, ma comincia molti, molti anni prima questa situazione di tensione in quella fase. Quindi era previsto, almeno dagli analisti che abbiamo ascoltato, che poi si andasse a sfociare in una guerra. Pensavano che si potesse evitare, ma invece ve ne erano tutte le condizioni e poi di fatto oggi c'è una guerra alle porte d'Europa. Oggi il tema è come ne usciamo e qual è la via per perseguire la pace. Quindi il sindacato si batte per la pace anche in applicazione della Costituzione. I costituenti, per trovare il termine ripudia, che è un termine che non si può discutere, non c'è mediazione, ripudia è un termine definitivo, è un verbo che ovviamente non lascia interpretazione. Perché? Perché non si può risolvere le controversie internazionali attraverso lo strumento della guerra, che poi è la prosecuzione dell'economia con un'altra forma. Quindi l'economia continua in una forma di guerra. Quindi sembra che tutto sia uguale, ma in realtà non lo è. Quindi le successive condizioni, anche industriali, che verranno a seguito, sono inquietanti. La Germania, dopo la seconda guerra mondiale, non aveva più potuto produrre armi, ha investito 100 miliardi sulle armi. Ecco, quando poi si investe in armi, in qualche maniera si è sempre visto storicamente che si vanno ad utilizzare e quindi non si apre gli scenari della pace, del disarmo, della denuclearizzazione, si sta aprendo un'altra fase, si ritorna al riarmo e questo è un fattore molto preoccupante per tutti. Lei ha citato già più volte la Germania, io ricordo un servizio, molto spesso i media nazionali fanno vedere un po' il quadro dell'economia e poi a questo m'aggancio a condizioni diverse di lettura, indicando che la Germania era in recessione, come già ha detto lei, un calo del 3% significativo, quindi per la cosiddetta locomotiva che traina l'Europa. Invece avevano indicato che invece l'Italia è in crescita con uno 0,6% di aumento del PIL. Se però si va a vedere in realtà è ovvio che un calo del 3% su un diciamo, complesso altamente positivo è una perdita, ma può rimanere in qualche maniera contenuta. Per chi invece è in negazione e migliora allo 0,6%, non è che la crescita sia particolarmente diciamo, da esserne fieri. Però è stato anche indicato che se non rientra in un range oltre il 2%, praticamente è nullo. Ma io credo che bisogna provare a uscire un attimo dalle indicazioni solo numeriche, capire come funzioniamo. Noi abbiamo un sistema produttivo, soprattutto nel nord, che è legato a produzioni tedesche. Quindi se la Germania entra in recessione tecnica, come è di fatto la situazione, e le imprese multinazionali che vedono e guardano avanti, stanno andando ad investire in America, non era mai successo, questo ci indica anche a noi che a seguito entreremo noi in una fase di difficoltà. E questo quindi è il tema che oggi abbiamo di fronte e quest'anno potrà anche esserci uno 0, più, questo vuol dire poco, dopodiché il prodotto interno si misura anche dalle condizioni di come vivono le persone. Oggi in Italia siamo di fronte a una situazione di gravità rispetto all'arretramento delle retribuzioni, al mancato potere d'acquisto, tutto aumenta e questo io credo che sia un tema pesante perché le persone fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e noi bisogna trovare le soluzioni. Io credo che questo governo non stia dando risposte anche su questo tema. Ha fatto misure che poi sono limitate nel tempo. Abbiamo bisogno invece di misure strutturali, di politiche di industria di prospettiva. Non a caso come Metalmeccanici abbiamo anche proclamato un'iniziativa generale
per il 7 luglio, perché crediamo che bisogna iniziare a rispondere, a manifestare anche sui temi del rilancio dell'industria. Ecco, quando si parla di rilancio dell'industria, si intende dire anche riformare un po' il livello di contrattazione e di adeguamento dei diritti che sono proprio dei lavoratori. Prendendo ad esempio un settore del quale si parla poco, perché se poco se ne parla vuol dire probabilmente che funziona bene, quello della cantieristica. È veramente una voce d'oro quella della cantieristica, o ci sono le condizioni in cui insomma non tutto luccica a modo? Ma la nautica in Toscana è un grande settore. Alla fine, tra la sommatoria di tutte le ditte, i lavoratori sono circa 17-18 mila dagli ultimi dati che abbiamo. Quindi un settore importante che sta tirando per ora a gonfie vele. Si producono yacht da capogiro, a Livorno si producono yacht fino a 100 metri, quindi dimensioni enormi, privati. Questo mette anche in evidenza come si è spostata la ricchezza, no? Le piccole barche oggi, che erano un po' più di tendenza della classe media, stanno sparendo, si va verso le grandi dimensioni perché aumentano pochi ricchi e impoveriscono tante persone. E quindi si vede anche dallo spostamento del lusso. Purtroppo nella nautica oggi c'è una situazione molto preoccupante, perché sempre più le aziende si sono strutturate tenendo pochi dipendenti alle dirette dipendenze, è tutto un mondo fatto di appalti, subappalti e appalti. Tante lavorazioni sono fatte fuori dalle aree ovviamente di produzione diretta delle imprese, quindi sparse per tutta la Toscana. Tanti lavoratori provengono da altri paesi, soprattutto chi fa lavori di una certa entità, tipo verniciatura o lavori che richiedono magari meno professionalità, ma questo è un tema importante perché purtroppo le condizioni di lavoro stanno arretrando. Questo è un segnale, cioè quindi in un settore dove si producono beni di lusso, complessivamente le condizioni dei lavoratori stanno arretrando. Non sono andati a prendere lavoratori in altri paesi perché hanno le professionalità, li sono andati a prendere purtroppo per cercare di metterli in una condizione di più sfruttamento. E mi spiace che questa succeda in una Toscana anche di una regione che ha una certa condizione, che abbiamo sempre vissuto in una caratteristica anche di riferimento dei diritti, e oggi invece siamo di fronte a scenari completamente preoccupati. Ecco, un criterio di riferimento per dare un'idea ai nostri telespettatori, non so se c'è in onda qualcuno che magari si possa godere uno yacht delle dimensioni come quelli che vengono prodotti, insomma, di alto spessore, un prezzo che oscilla intorno al milione di euro per metro lineare di yacht prodotto. Ecco, per mantenere questo prezzo che in qualche maniera, non so, possa essere competitivo nei confronti degli altri cantieri a livello mondiale, cosa si fa? Si cerca in qualche maniera di tagliare sulla paga delle varie linee produttive della catena dei lavoratori che vengono impiegati per la realizzazione dello yacht, oppure quel milione di valore che ho citato prima viene scarsamente intaccato da quello che poi è la regolamentazione delle paghe nei confronti delle varie classificazioni operai che lavorano sullo yacht stesso? Ma la situazione viene di sicuro portata in un'ottica di riduzione del costo del lavoro. Si cerca di competere su questo elemento e credo che sia un grosso errore, perché alla fine anche un settore che oggi sta andando in questa condizione di positività e di carichi di lavoro rischia di non avere una prospettiva. Noi bisogna guardare i settori anche costruendo una linea di indirizzo generale che dia anche continuità. Quindi questo grande settore, che per la gran parte i cantieri risiedono su aree demaniali, quindi aree pubbliche, aree repubblicane, dove vi è un dovere anche istituzionale di poter pensare, di indirizzare politiche generali rispetto a come si produce, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, quindi le concessioni si possono completamente legare a come sono le prospettive e le garanzie dei lavoratori in termini di retribuzione, in termini di sicurezza. Noi avevamo iniziato un protocollo con la Regione Toscana per lo sviluppo e la valorizzazione della nautica in Toscana, la tutela del lavoro e la buona occupazione, poi non si è più fatto un incontro e quindi anche che le associazioni erano interessate a provare a dare un minimo di indirizzo, non se ne è fatto più di niente. Io credo che sia un grave errore anche per la Regione Toscana, perché questo settore bisogna salvaguardarlo, sapendo che, e questo è una lamentela comune, mancano le professionalità. Quindi tutta questa discussione sulle professionalità
che oggi vengono a mancare, formazione sì, ma poi anche questa formazione, se tutte le volte che c'è una gara d'appalto la fai a ribasso, è evidente che quella ditta poi non è più in grado neanche di far fronte a quel tipo di formazione. Quindi le professionalità c'erano, noi siamo la patria della nautica al mondo perché avevamo un elevato livello professionale. Purtroppo queste professionalità sono state distrutte a scapito del profitto. Come si recupera? Beh, insomma, si possono fare un po' di politiche, le aziende possono ritornare anche a assumere un po' direttamente alle dipendenze, non è che si possa sempre lavorare tutto con gli appalti, questa ricchezza va un po' redistribuita. Io non credo che ci possa essere una modernizzazione se fatta e fondata sull'arretramento delle condizioni dei lavoratori, perché gli yacht vanno avanti, hanno tante innovazioni, motori nuovi, quindi c'è sempre un'evoluzione, purtroppo dall'altra parte non può esserci che le condizioni di lavoro stanno arretrando. Io noto che in giro ci sono situazioni davvero preoccupanti, interveniamo a più riprese. Credo che bisognerebbe fare un ragionamento complessivo sulla Toscana se vogliamo salvaguardare questo settore, e le istituzioni hanno il dovere insieme a noi di stabilire delle norme ben precise, come in passato poi era stato anche fatto. Abbiamo trovato soluzioni e grandi risposte quando tutti assieme abbiamo analizzato, abbiamo capito le tendenze del mercato, abbiamo preservato il settore. Se lasciamo fare da solo alle imprese è evidente che questi vanno in un'unica direzione che magari è fondata su un profitto più alto, ma che poi rischia che il settore non abbia una prospettiva perché vengano a mancare professionalità, e quando un'azienda è un guscio vuoto, poi si può spostare facilmente da una parte all'altra. Alla fine che cos'è che ti lega in un territorio come impresa? Ti lega all'alto livello professionale. Cioè io sono legato a quel territorio perché ovviamente ho la condizione qui di trovare determinate professionalità che in altri posti non potrei trovare. Quindi noi abbiamo questo dovere. In qualche maniera un po' spiega il fatto che coloro che hanno una qualità, qualifica del genere, tendono a guardare più andarsene all'estero dove sono maggiormente retribuiti e compensati delle loro qualifiche piuttosto che rimanere qui e fare la gara al centesimo. Ma qui bisogna che noi invece, appunto perché siamo su demani pubblici, si possano fare azioni volte a redistribuire la ricchezza, di questo si tratta. L'azienda committente deve avere la responsabilità su tutti i livelli dell'organizzazione e quindi anche sulle condizioni del lavoro e dei lavoratori. Ci sono troppe paghe conglobate, ci sono troppe paghe che ai lavoratori vengono offerte come se fossero la panacea della risoluzione degli aumenti delle retribuzioni, in realtà non sono così, perché se tutti i mesi io ti metto in busta paga un ratio di ferie, un ratio di tredicesima, un ratio della maturazione di altri istituti, sì, si alza la condizione, però questo non va bene, perché alla fine non c'è nessun tipo di aumento. Poi c'è la mancanza di applicazione di una serie di contratti nazionali, io credo che bisogna anche su questo avere contrattazione di filiera, e poi c'è la mancata contrattazione di secondo livello. Noi abbiamo due livelli contrattuali, uno nazionale, che quindi quel livello è distribuito a tutti alla condizione minima, e poi c'è il secondo livello che è quello aziendale. Ecco, nella nautica purtroppo tante imprese e tanti lavoratori non hanno il contratto aziendale, anche questo è un tema, perché tutti vivono allo stesso interno, magari o in tanti, nello stesso sito produttivo, ma ci sono dislivelli di condizioni economiche. Poi la c'è il tema della sicurezza. La tendenza però che viene diciamo nutrita maggiormente e addirittura richiesta come se fosse una sorta di normativa da applicare, sembra invece di vedere un rapporto diretto fra il titolare e colui che viene assunto all'interno della impresa lavorativa. Ovviamente un tipo di rapporto che è difficile possa essere paritetico nel riferimento, in una condizione di pensiero che storicamente è ottocentesca, primo quarto dell'Ottocento, periodo dello sviluppo industriale nel quale non erano presenti i sindacati e non erano presenti nemmeno gli stati, in qualche maniera seguivano per una certa percentuale il crescere del liberismo più sfrenato, quello alla Guizot, per citare un ministro francese che disse bisogna lasciar fare agli industriali perché loro sanno quello che fanno e fanno bene allo Stato. Non è così? No, io credo che questo lasciar fare bisogna che si riporti una condizione di attenzione, soprattutto sindacale e istituzionale, appunto perché c'è una condizione di concessione pubblica. Le concessioni pubbliche sono beni generali, sono beni dello Stato, debbono anche risentire
un riconoscimento alle imprese che investono, ma poi debbono ridistribuire la ricchezza, debbono creare posti di lavoro, debbono dare quella dignità a tutti i lavoratori e quella quindi condizione di metterli nella situazione di avere una vita fondata sul riconoscimento dei loro diritti e delle retribuzioni che gli permettano una vita dignitosa. Questo non sta avvenendo e quindi bisogna che ognuno si riprenda tranquillamente le sue responsabilità e vadano richiamate all'ordine. Qui sono scelte politiche. E se si lascia fare, questo è il risultato che è avvenuto in questi anni. Se prima c'era un rapporto con l'appalto di un dipendente ogni 3 degli appalti, ora c'è un dipendente ogni 10 degli appalti. Quindi questa dimensione, che sicuramente ha dato più profittabilità alle grandi imprese, va ritrovata in un alveo di condizioni. Io vengo da questo settore, quindi mi hanno insegnato anche come si doveva lavorare, no? Ad un certo punto ci dicevano che quando c'era la crisi l'azienda doveva avere una gran parte di autonomia per poter sviluppare una imbarcazione anche quasi da sola. Ecco, oggi se si facesse questa analisi su quale azienda è in grado autonomamente di portare avanti da sola uno sviluppo di una barca e una produzione, nessuno è più in grado, perché ormai è tutto fatto di ditte su ditte e questo ha comportato un arretramento delle condizioni. Io credo che vada riportata davvero nell'ottica di una gestione corretta, nell'interesse appunto anche delle stesse imprese, perché non è detto che facciano tutto bene. Certe volte si va avanti a testa bassa, grandi carichi di lavoro, e poi come nel 2008 arrivò la crisi e si sono resi conto che bisognava cambiare strada. Poi alla fine c'è stata la ripresa e siamo ritornati peggio di prima. Quindi oggi però, siccome è cambiato il sistema, il mercato è diventato internazionale anche sulla nautica, non siamo più solo noi la patria al mondo, siamo ancora questa patria, in Toscana soprattutto si producono il 25% degli yacht al mondo, quindi un terreno importante, però bisogna costruire le condizioni di prospettiva perché questo settore davvero abbia uno sviluppo che non sia effimero. E le cose recenti, andiamo a parlare velocemente ad Arezzo, l'occupazione della Afimer, che era un'azienda che produceva pannelli solari e fotovoltaici, che sarebbe insomma un trend in crescendo, visto che si parla di sostenibilità e valori energetici alternativi ai classici consumi che nuociono all'ambiente. Invece questa è entrata in crisi e di qui è stata occupata. In crisi perché? E poi occupata nella speranza di quale soluzione? Allora, intanto questa è un'azienda che avrebbe enormi e importanti carichi di lavoro. Questo fa ancora più rabbia perché ovviamente noi siamo di fronte a un'impresa che può dare occupazione, sviluppo, assunzioni, quindi questo è oggi il tema che abbiamo di fronte. C'è una malgestione da parte di chi ha gestito l'impresa fino ad oggi e quindi c'è stata una situazione che sono entrati in una crisi finanziaria. Ci sono degli investitori che si sono affacciati e quindi avevano l'interesse a rilevarla, portare avanti, ad investire, e poi invece la proprietà ha posto ostacoli e quindi non sta facendo quello che sarebbe la cosa da fare, mettersi da parte e fare spazio a nuovi, anche ovviamente rilevando le condizioni economiche di offerta. Questo non lo stanno facendo, sembrava fatta, hanno intralciato questo processo e quindi poi alla fine c'è stata la nostra protesta. Oggi i lavoratori sono da una settimana in assemblea permanente. Abbiamo chiesto anche come sindacato di andare incontro a una possibilità di amministrazione straordinaria, la vecchia legge Prodi, e quindi vediamo oggi poi se il Tribunale si è riservato di decidere, può venire incontro a questa situazione e quindi a nominare direttamente dei commissari per poi dare il via a una nuova gestione e vedere di trovare soluzioni con nuovi investitori, perché veramente questa è un'azienda che ha una prospettiva di mercato e ha carichi di lavoro, insomma questa cosa. È impensabile che si possa, a scapito del profitto privato, pensare che si lascia sulla strada i lavoratori e si metta in discussione la stessa entità di prospettiva dell'impresa. La Toscana non si può permettere di prendere grandi pezzi di industria e quindi chiediamo ovviamente di andare incontro a un nuovo cammino con un'altra gestione. La Regione comunque è a conoscenza e si sta attivando per poter fare. La Regione è al fianco dei lavoratori, sicuramente in questa avvertenza cercherà, per quanto gli è possibile, di dare tutto il sostegno, come ha fatto, però insomma qui a questo punto si tratta di decidere se c'è il riconoscimento anche di passare a questo piano con amministrazione straordinaria e quindi vedere di gestirla in un'altra forma per poi accompagnarla in un'altra prospettiva. Bene, allora abbiamo avuto un quadro abbastanza generale e molto critico, nella speranza che ancora possa reggere l'intera, chiamiamola così, baracca.
Poi facciamo la pausa estiva, che pausa non è, ma insomma come trasmissione lo sarà, e ci rivedremo poi naturalmente con il mese di settembre. Ringraziamo l'ospite in studio, Massimo Grazie Braccini, segretario generale CGIL Toscana, per averci fatto questo quadro completo dello stato di salute dell'industria in Toscana. Grazie a tutti voi e buon proseguimento con i nostri programmi.